Buongiorno, siamo con la dottoressa Lorenza Landi dell'Istituto Tumori Regina Elena di Roma e con il professor Sebastiano Mercadante della Casa di Cura ad Alta Specialità La Maddalena di Palermo. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Con loro parliamo di microcitoma, in particolare del ruolo della collaborazione multidisciplinare. Partiamo dal professor Mercadante, che è un palliativista. A questo proposito, appunto, gli chiediamo qual è il ruolo del palliativista e perché è così importante inquadrarlo correttamente in quest'ambito. Beh, nel percorso di cura di questo tipo di malati, chiaramente il ruolo del medico esperto in cure palliative, esperto nel dolore, insomma, ci sono tante dizioni. In realtà non so se palliativista sia il termine più corretto, proprio perché, differentemente dai tradizionali palliativisti, che insomma generalmente si limitano a occuparsi dei problemi di fine vita, comunque nella fase in cui noi, i pazienti non sono più sotto trattamento oncologico, ecco, la nostra esperienza qua a Palermo è un po' differente, un po' più avanzata, consentitemi di dire, nel senso che noi lavoriamo a fianco, giorno per giorno con i nostri oncologi e quindi intercettiamo il paziente molto, molto prima, in una fase abbastanza precoce, praticamente alla diagnosi. Noi stiamo realizzando peraltro un progetto appunto di valutazione, monitoraggio dei pazienti dalla diagnosi, sino naturalmente ad libitum, di questo tipo di pazienti, proprio perché in letteratura abbiamo visto anche che c'è poco materiale, quindi è molto importante sostenere il ruolo e mi auguro che venga fatto anche in altri luoghi, perché certo non mi fa molto piacere che siamo gli unici a farlo a Palermo, immagino che ci siano altri luoghi e spero soprattutto che invece appunto in tutte le strutture oncologiche italiane sia possibile avere di concerto la presenza di un medico esperto in tutto ciò che sta attorno alla chemioterapia, tutto ciò che sta attorno alla malattia, dal trattamento dei sintomi, dalla tossicità, dal trattamento del dolore, dalla comunicazione con i familiari, agli aspetti psicologici, aspetti sociali, cose di cui appunto ci occupiamo nel nostro reparto. Noi abbiamo la fortuna di avere un'unità acuta che si occupa appunto non di pazienti, come dire, a breve, che hanno una sopravvivenza abbastanza breve, ma di pazienti che sono ancora in trattamento, hanno una certa sopravvivenza. Molto importante è anche la fase di transizione, quando i pazienti non saranno più in grado di proseguire trattamenti attivi e quindi è necessario determinare una sorta di fase di transizione, soprattutto dal punto di vista comunicazionale con i parenti, per evitare quella pessima, diciamo, frase che spesso si sente ancora purtroppo dire: non c'è più niente da fare, adesso ci sono le cure palliative. In realtà le cure palliative iniziano già durante il trattamento. In America si preferisce chiamarle cure di supporto perché il termine non è molto felice, generalmente viene collocato nell'immaginario popolare a qualcosa di inutile, nulla di più sbagliato naturalmente, ma la cosa più importante sostanzialmente è questa intensa e continua collaborazione con dei briefing che facciamo ormai quasi giornalmente con i nostri oncologi per condividere le informazioni su che cosa è meglio fare durante un trattamento, se come continuarlo, se come trattarlo in una determinata maniera, se e come invece destinarlo esclusivamente alle best supporting care, cioè trattamenti esclusivamente sintomatici. Io penso che debba essere considerato questo, almeno nei prossimi anni, mi auguro che sia così, un obbligo istituzionale, avere la possibilità di avere un esperto, e meglio ancora dei posti letto dedicati, almeno nei dipartimenti oncologici, dove c'è un volume di pazienti molto più esteso. La presenza di un esperto a fianco all'oncologo, che può quindi considerare anche terapie più estese in alcuni casi, se hanno il sostegno appunto di qualcuno che è esperto proprio nel mantenere al meglio la qualità di vita dei pazienti, questo c'è un grosso guadagno, evidentemente. Molto spesso i pazienti
come dire, vengono sospesi da ogni trattamento perché sono in condizioni non idonee. Ecco, la possibilità invece di rimetterli, tra virgolette, su, passatemi questo termine, permette naturalmente quindi di proseguire anche al meglio le terapie. Quindi cure di supporto, cure palliative, a fianco naturalmente all'oncologo in ogni fase della malattia, particolarmente in questo tipo di malattia. Grazie, ecco, facciamo un passo indietro, dottoressa Landi. Qual è la criticità insita in un primo accesso tramite pronto soccorso, per i pazienti con microcitoma? Innanzitutto davvero la ringrazio per la domanda perché l'accesso o il primo accesso di un paziente affetto da microcitoma in pronto soccorso è ancora una spina nel fianco in una patologia che, come ben sappiamo, è una patologia complessa con già degli ostacoli legati alle caratteristiche cliniche e biologiche del microcitoma stesso. Cosa ci troviamo ad affrontare noi clinici? Che i nostri malati accedono in pronto soccorso e, data la forte presenza di sintomi e date anche le criticità o magari una clinica instabile che può essere riscontrata in un ambito di pronto soccorso, il paziente viene indirizzato direttamente o al medico curante con l'indicazione di nessun tipo di terapia, oppure a strutture non competenti o non specialistiche come le lungodegenze, perché si parte ancora dal presupposto che sia una patologia per cui non c'è più niente da fare. E allora mi riaggancio alla frase che ha utilizzato il professor Mercadante quando ha detto c'è la possibilità di rimetterli su, e questa possibilità è concreta. Un paziente con microcitoma oggi non deve essere mai scartato da un trattamento attivo soltanto sulla base di una clinica particolarmente difficile, perché abbiamo la possibilità di poter gestire questi malati al meglio e di provare a riconvertire un performance status non ottimale in un performance status accettabile per proporre un trattamento di prima linea o un trattamento combinato. Quindi gli accessi in pronto soccorso devono essere guardati attenzionalmente, oserei dire, con particolare dedizione, perché riusciamo probabilmente a recuperare una quota di malati che finora abbiamo escluso da trattamenti oncologici attivi. Ecco, professor Mercadante, in parte lo ha già accennato. Quali sono le difficoltà in ambito ospedaliero legate alla figura del medico esperto in cure palliative e in medicina del dolore? Beh, gli aspetti sono molteplici in realtà, le cause per cui naturalmente molto spesso i medici palliativisti, come li abbiamo chiamati, non sono accanto all'oncologo nelle fasi attive della malattia, hanno diverse origini. Uno, probabilmente, è la scarsa dimestichezza, la scarsa conoscenza. Trincerandosi, diciamo, in generale questo tipo di specialisti, ripeto, nella fase della finale, negli ultimi 2 mesi, nelle ultime settimane di vita, una visione un po' cieca, miope, delle cure palliative, secondo me. E questo naturalmente, come dire, già taglia molto della, come dire, popolazione di medici che si occupano di cure palliative, quasi tutti, oserei dire, almeno il 90%. D'altra parte c'è una sorta di pallifobia anche da parte degli oncologi, molto spesso, che preferiscono lavorare magari da soli e utilizzare appunto con quel tono divisorio, tutto sommato, le cure palliative solamente in una determinata fase della malattia. Quindi esistono più componenti, ma la più importante delle quali sicuramente è la mancanza di una buona organizzazione all'interno dell'ospedale. Come dire, la mancanza di alcune regole che secondo me ormai dovrebbero essere plebiscitarie da questo punto di vista. Penso che non vi siano molti dubbi sul vantaggio. Esistono moltissimi studi, peraltro, che dimostrano l'efficacia delle cure di supporto iniziate quanto più precocemente possibile. Faccio l'esempio: alcuni pazienti che si trovano in quelle condizioni che venivano citate dalla dottoressa Landi in pronto soccorso, vengono prima ricoverati da noi e durante la fase diagnostica addirittura, perché sono anche particolarmente sintomatici.
non possono andare a casa, quindi si ricoverano mentre si fanno gli approfondimenti diagnostici e quindi una valutazione, come dire, multidisciplinare del caso sulla possibilità o meno di iniziare dei trattamenti una volta il paziente appunto riesce a liberarsi dai sintomi principali per cui si è ricoverato. Questo secondo me è un modello da sposare in pieno che dovrebbe, come dire, essere anche ben compreso nelle sedi istituzionali. Naturalmente questo comporta anche un spostamento di budget evidentemente, ma questo spostamento di budget è veramente minimo in termini di consumo, anzi direi che permette di risparmiare tanto. Voi immaginate quanti pazienti arrivano al pronto soccorso e vengono direzionati a un'urgenza, come dicevo, o una medicina, o una pneumologia, o qualsiasi altra cosa, per mancanza di posti. E questa naturalmente non è assolutamente accettabile, questo movimento dei pazienti da un pronto soccorso verso un reparto, una specialità sicuramente non esattamente consona ai bisogni del paziente. Quindi il paziente deve essere ricoverato al momento giusto, nel posto giusto, non in un posto qualunque. Quindi questo farebbe risparmiare tantissimo in termini di pronto soccorso, di utilizzazione di risorse e del territorio e così via. E quindi qualcuno dovrebbe farli anche questi calcoli, che hanno naturalmente anche una ragione non solamente morale, quindi anche etica, professionale, clinica, quello che volete, ma anche economica. Certo. Per chiudere, dottoressa Landi, quali sono le criticità relative a tempistiche, trattamento e figure professionali coinvolte da affrontare per prime? Allora, il termine tempistica di per sé racchiude il nocciolo della questione, ovvero la criticità principale è quello di riuscire a ottenere un'impostazione del percorso terapeutico corretto in tempi rapidi. Io sottolineo sempre l'aggressività della malattia. Questo non significa fare le cose a caso o fare la cosa in maniera approssimativa, tutt'altro, significa avere la fretta di fare ma senza essere frettolosi, per cui le tempistiche della stadiazione del paziente devono essere quelle previste da ogni PDTA, quindi un paziente deve avere una stadiazione completa che includa ovviamente una TAC del torace e dell'addome con l'encefalo, ancor più preferibile una risonanza magnetica dell'encefalo e possibilmente una PET. La discussione multidisciplinare deve poi seguire di pari passo, perché in base alla stadiazione che emerge dalle indagini strumentali, il paziente è candidato a due percorsi diversi, uno con intento curativo, l'altro con intento, se vogliamo, di provare a prolungare la sopravvivenza, ma sicuramente provare anche a impattare favorevolmente sulla qualità di vita. Io prendo come un dato in questo momento qua storico, in cui non abbiamo una profilazione molecolare per il micrositoma, l'assenza appunto di questo tipo di informazione come un fatto a nostro vantaggio, perché a volte ci lamentiamo nei casi di non micrositoma dei tempi di attesa per avere un NGS e quindi fare una programmazione terapeutica. In questo caso diciamo che questo tempo risparmiato ce lo dobbiamo sfruttare bene per pianificare il percorso del paziente. Chiaramente, se penso alle figure professionali, oltre a quelle che sono classiche dell'oncologo, del radioterapista, del patologo, dei medici interventisti, che sono quelli che poi procedono con la diagnosi con la diagnosi effettiva, cioè con il prelievo del campione, e i radiologi, io vorrei avere la certezza che in tutte le strutture sia disponibile l'assistenza e il supporto dei colleghi palliativisti. E ci tengo a sottolineare che nella mia testa il concetto di palliativo è ancora quello legato all'origine della parola, quindi a quella del mantello, per cui ricordo che l'idea di un mantello che ti copre è qualcosa di rassicurante, non un qualcosa che ci deve terrorizzare o far pensare che abbiamo concluso le nostre chance su questa terra. Io ribadisco che il primo cambiamento e forse la prima criticità sta qua, sta nella testa molto spesso anche degli specialisti, che ancora oggi pensano che siamo di fronte a una patologia per cui dobbiamo deporre le armi prima di partire.
Grazie, grazie davvero a entrambi per le vostre risposte e alla prossima occasione. Grazie. Grazie. Grazie.